Ciao ragazze e bentornate nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con Beadpark. Andremo a realizzare questa splendida fascia ricamata. Buon tutorial! Ciao! Il materiale per poter realizzare la fascia per i capelli è il seguente. Innanzitutto un filato. Ho preso questa qui dal sito di Beadpark, questo è il codice. È davvero un filato molto morbido, in fibra di bambù e seta. Ve lo mostro aperto. All'interno della confezione escono esattamente 6 gomitoli. Questo è il gomitolo, davvero molto morbido, e il filato è di questo spessore, è un po' sottile. Infatti, per andare a realizzare la fascia per capelli andrò ad unire 3 gomitoli, vedete, sono 3 fili, e andrò appunto a lavorare 3 gomitoli per realizzare la fascia per i capelli. Andrò ad utilizzare un uncinetto, misura 4,5 mm, un metro, un ago da lana e poi voglio anche decorare la mia fascia per capelli. Infatti ho alcuni cabochon in resina con un doppio foro e voglio utilizzarli appunto per la decorazione. Potete tranquillamente utilizzare anche cipollottini, gocce in vetro, perline rocaille, anche cabochon con il retro piatto, vedete, hanno appunto 2 fori e sono in resina, tutti sfaccettati. Potete tranquillamente utilizzare quello che avete in casa per decorare la fascia per capelli. Buon tutorial! Il primo passaggio è quello appunto di realizzare il cappietto, quindi vado a realizzare il cappietto in questo modo. Infilo l'uncinetto all'interno di quest'asola, prendo i 3 fili e li porto fuori e stringo. Ed ecco qui il cappietto iniziale. Ed eccolo qua. A questo punto vado a realizzare esattamente 14 catenelle. Quindi filo sull'uncinetto e lo porto all'interno di questo cappietto. Quindi abbiamo realizzato la prima catenella. Di nuovo filo, seconda catenella, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona, decima, undicesima, dodicesima, tredicesima e quattordicesima. Ed ecco qui le 14 catenelle. Vado a realizzare la 15ª catenella, ed ecco qui, e vado a lavorare in maglia mezza alta per tutti i 14 punti. Quindi filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto nel 14° punto, prendo di nuovo il filo, lo porto fuori, avremo appunto 3 anellini sul nostro uncinetto, di nuovo filo e vado a chiuderli tutti e 3. Di nuovo il filo sull'uncinetto, punto l'uncinetto nella 13° punto, prendo il filo, lo porto fuori, avremo nuovamente 3 anellini sul nostro uncinetto, di nuovo filo e vado a chiudere. Ed ecco la seconda mezza maglia alta. Andiamo a realizzare la terza, quindi di nuovo filo, entro nel punto, ed eccomi qua, prendo il filo, lo porto fuori, di nuovo 3 anellini, di nuovo filo e vado a chiudere. Ed ecco qua il terzo punto. Proseguo così fino alla fine, realizzando appunto 14 mezze maglie alte. Ed ecco qui le 14 mezze maglie alte completate. Adesso, per andare avanti con la lavorazione, eseguite appunto una catenella,
e girate il lavoro e proseguite a realizzare le mezze maglie alte. Quindi di nuovo filo, la prima mezza maglia alta, la seconda, la terza, la quarta, in questo modo, vedete? Proseguite così fino alla fine, poi di nuovo a catenella e rigirate il lavoro per proseguire fino alla lunghezza desiderata. Rieccomi, ho realizzato esattamente 55 cm di fascia ed eccola qui tutta quanta. Adesso questo è il dritto del lavoro, vado a mettere la fascia in questo modo sul rovescio, vedete, per collegare le due estremità. Questo è il filo ovviamente iniziale, invece da quest'altro lato ho lasciato un bel po' di filato per poter andare a cucire il tutto con l'ago da lana. Dobbiamo appunto prendere le due estremità, questa è la prima, e piegarla in questo modo. Ed ecco qua. La seconda estremità e la pieghiamo nello stesso modo. Ed ecco qua. Le due estremità piegate in questo modo le inseriamo così. Aggiusto il lavoro. Mi assicuro che tutti i punti siano sullo stesso livello. In questo modo, vedete? Sono tutti quanti posti sullo stesso livello. E con l'ago da lana vado a cucire il tutto, assicurando appunto di prendere tutti i punti. Effetto due nodini con le due estremità. Ed eccoli qua. Ed ovviamente adesso vado a nascondere questi due fili. Vado a nascondere anche quest'altro filo. Ed ecco qui la fascia terminata. Adesso possiamo indossarla così o possiamo anche decorarla. Per decorare la fascia vado ad utilizzare perle e cipollottini. Sempre con il filo che ho realizzato appunto la fascia, vado ad impuntare appunto tutte le perle, quindi inserisco il filo all'interno della fascia, ritorno indietro per bloccare appunto il filo e poi vado ad inserire le perline per decorare appunto la fascia. In questo modo continuo così a decorare la fascia sia con perle e sia con cipollottini. Ed ecco qui la fascia decorata. Ho decorato soltanto questi due lati, come vedete, con perle, cipollottini, con cabochon forati, cubetti, bugle
E questo è appunto il risultato, davvero molto molto luminoso. Spero che questa idea creativa sia stata di vostro gradimento. Vi lascio le immagini della fascia indossata. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!